Francesco Giliberti, sono nato il 4/11/88, vivo a Brescia, faccio il personal trainer. Le misure sono 102, 79, 97. La mia taglia americana è 29-30, i miei occhi sono marroni, capelli neri. Come ti definiresti in poche parole? Un ragazzo felice, solare, con tanta voglia di fare. Meno un giorno da leoni o 100 da pecora? Uno da leone. Tradiresti un amico per amore? No. Esprimi un desiderio? Espresso. Puoi scegliere la donna con cui passare una notte d'amore? Belen Rodriguez. Cosa guardi per prima cosa in una donna? Gli occhi. E poi? I capelli. Da bambino a chi sarebbe piaciuto assomigliare? A mio fratello. La tua più bella storia d'amore? Per il momento non ho avuto ancora il piacere di una storia vera. Che cosa non ti piace in te? Modestamente, niente. Mi accetto così come sono. Quale dei 10 comandamenti pensi che si possa trasferire? Desiderare la donna ad altri. Che cosa faresti se ti rimanessero solo 24 ore da vivere? Andare a fare una rapina a mano armata. Si può dire una bugia a fin di bene? Certo. Hai mai rubato qualcosa? Sì. Che cosa? Un paio di occhiali. Qual è il tuo fumetto preferito? Paperone dei Paperoni. La tua prima stronza? 15 anni. Di cosa? Rum. Ultima volontà, se dovessi morire adesso? Ricordatemi. Credi in Dio? Sì. La cosa più bella che esiste? Ah, la famiglia. Credi di avere un destino? No. Perché? Perché il destino ognuno se lo crea da sé, in base alle scelte che fa ogni giorno, in ogni momento, quindi... Credi alla fedeltà? Poco. Sei sempre stato fedele? No. Sei geloso? Molto. Sei mai stato tradito? Sì. Credi nell'amore eterno? No. Credi al sesso senza amore? Sì. Al colpo di fulmine? Anche. Ti è mai capitato? Sì, più di una volta. Ok Francesco, siamo quasi alla fine. Cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo? Il mio sogno è di fare pubblicità fotografica. Io da bambino infatti mi sono sempre, diciamo, trovato bene di fronte all'obiettivo e il mio sogno del cassetto è apparire su uno di quei cartelloni giganti che ci sono in mezzo alla strada. Ok Francesco, siamo arrivati alla fine. Un saluto e bocca al lupo per la tua carriera di fotomodello. Grazie a tutti, Crepi Lupo, ciao a tutti.